Ci siamo. Oh, comunque Rocco Dark. Forse, qua però ci vuole un gran lavoro. Cioè, stasera vado poi in. Stasera vado poi a farmi un po' di strada in palestra. Vado a farmi un po'. Insomma, un sacco di palestra in verità. Ma lavorerò duro. Perché c'è un'opportunità di portarsi a casa una persona. Un pilota. Molto forte nel reparto di racing. E quindi voglio provare a vedere. Voglio provare a fare un colpo micidiale per la fine dell'anno. E vediamo se riusciamo. Colpo da 90. Mentre penso che lunedì annunceremo tre piloti nuovi del reparto iRacing. Che però sono. Insomma. Insomma. Questo penso che si sappiano già, ecco. Chi è nell'aria, chissà. Cioè, se qualcuno sa. Che da un team italiano forte sono andati via tre piloti e arrivano da noi tre piloti. Questo verranno annunciati lunedì. L'ingegnere oggi l'ho preso, cioè oggi ci ho parlato ed è entrato in Tatum. Uno è forte con le TC. Diciamo così, Rocco. A uno piacciono molto le Porsche. L'altro ha un nome particolare. E l'altro ha a che fare con. Il cognome ha a che fare con un profumo. Mentre l'altro colpo grosso. Voglio provare a farlo, ma ci vuole un po' di tempo. Là ci vuole un po' di. Ci vuole un po'. Vediamo. Non dico niente, non dico niente. Dico niente. Oh, raga, piove domenica per Spielberg, ma piove anche in Gran Bretagna. A chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro con 15 gradi, 18 gradi, ottimo. Ottimo. Sì, comunque due gare stasera. Ah, contratti in scadenza. Sì, Luca, sì, scusami. Non avevo letto. Contratti in scadenza. Tra l'altro. Eh sì, lunedì vedi. Andiamo ancora. Ma come non ha. Ma come. Ma come Amelie? Ah, Amelin. Amelin. Ciao Luigi, speriamo, dai. No, bevo acqua. Andrea Moda Team. Stia calmo, eh. Stia calmo. Sai perché? Scusi, eh. Qua siamo ottavi con 9 punti. 9 punti, 4 arrivi a punti. Siamo addirittura settimi qui e poi piloti, vabbè. E abbiamo appunto il buon patatino oltre che il patatone. E devo farlo dopo il weekend di gara, forse perché appunto ci sono obiettivi di gara adesso. Può essere. Allora, un attimo, prima di andare nel Gran Premio di Austria, ma credo di aver fatto. Niente, qua non posso più andare indietro. Ok. Prestazioni in griglia dicono che siamo 22esimi. Ma com'è possibile 22esimi prestazioni in griglia? La cosa mi devasta? Non dovrebbe. Benvenuti nello splendido scenario dell'Austria. Le colline tremano al rombo delle auto di Formula 1, qui nel magnifico scenario naturale Ma do di 50 Spielberg. mesi, devo Il pubblico ha ripensare alle già mie affollato scelte i degli campeggi. ultimi 4 Al anni Red Bull K. Ring si prospetta un weekend Grazie, Paglia. impegnativo. Grazie. Questo Fa weekend molto propone piacere. un programma diverso Merda. dal solito, perché porta in A pista le Monza grandi vince emozioni della Osiride. sprint. Ora diamo inizio Osiride. al La weekend. ringrazio, Osiride. Tu sì che sei bravo. Guarda che nei tempi è andato in cutre mentre ve lo dico di tutta l'Italia. Oh, mamma mia.
Dov'è? Cioè, ho visto un Brando. No, non ho visto Brando. No, non ho visto. Non so per quale motivo ho visto un Brando a caso selvatico. Allora, mescole 100%. No, grazie veramente a te, Uside. L'altro invece un cazzo. Allora, in questa pista effettivamente, andiamo a vedere la mappa del circuito. Oddio, beh, abbiamo... non siamo veloci. Noi non andiamo bene nella velocità. Siamo forti in accelerazione, ma in velocità non andiamo bene. Questo vuol dire che è importantissimo. È importantissimo che riusciamo a fare una buona qualifica. Secondo me Bevacqua è sempre un buon gioco. Dovrebbero aver... Hanno risolto moltissimi bug, questo poco ma sicuro. Questo poco ma sicuro. Comunque questa gara è una gara un po' in difesa. Questo vuol dire che andremo a utilizzare, almeno per Piastri, quasi scatenerei il massimo della potenza della vettura. Perché vediamo, potremmo anche provare a mettere delle robe un pochino più, sapete, no, piccanti, quale componenti migliori possibili al 100%. Come potremmo non farlo invece con Kimi? Però non lo so. Lasciamo l'alettone anteriore invece, perché ancora per l'1%, credo, 2%, non siamo riusciti a completare diciamo la conoscenza massima di questo nuovo alettone anteriore. Insomma, non abbiamo molte componenti. Poi tra l'altro dobbiamo un attimo comprare, produrre anzi delle componenti. Ma ecco, vi ricordo, spero veramente che le componenti come le pance non siano in emergenza, non andranno in emergenza, e non avremo problemi, perché la fabbrica è incendiata per 10 giorni, ora credo saranno 5 o 6 rimanenti, però non è una cosa che ci fa piacerissimo, ecco, insomma, quindi mannaggia miseria, ma... Quindi non benissimo, ecco, non proprio benissimo. Abbiamo avuto giorni migliori, ecco, giorni migliori. Ora andiamo, trazione serve, sterzata non serve tanto. Più che altro si incendia sempre sta cazzo di fabbrica, io non ho capito. Ma comunque sia, se fanno le robe come faccio io, ovvero che mettono il cotone sopra alle stanze, cioè sopra il soffitto, può anche essere che forse non sia una scelta logica. Poi magari mi sbaglio, però magari mi sbaglio completamente, ma non credo di sbagliarmi completamente. Andiamo alle prove 1, dai, via. Ti volevo chiedere una cosa, ma cosa vuol dire difficoltà difficile per sviluppare componenti software manager? Vuol dire che gli altri lo avranno... Allora, secondo me vuol dire anche che gli altri le vanno a sviluppare la vettura meglio. Comunque più rapidamente rispetto a te, o come te, e che gli aggiornamenti non ti portano a vincere subito. Mate, I f***ed up. I fucked up un capo, però. Rex, no, bravo. Mi piace questa, non credo. Ma mi piacerebbe tanto fargli un culo grosso. Sai perché c'è un consumo interessante, eh?
C'è un consumo interessante. Dopo solo 8 giri, gomme 84%, quindi 16%, 2% al giro. Ho preso il posto. Sì, ho preso Howard e Antonelli al posto di Pato, sì. Patinios. Perché purtroppo mi ha fatto del male. Mi ha fatto del male fisico. Kimi. Pato mi ha fatto del male fisico enorme. E la Madonna! Io pensavo di aver fatto. Mi ha fatto del male fisico. Rompeva. Iniziava a rompere le macchine e a fare molto, molto, molta, molta fatica nel portare la macchina a un buon livello. E si è vista una netta differenza con. Con Piastri. È una cosa che purtroppo non potevo. Non potevo sopportare. Preferisco piuttosto avere Kimi che ho strappato alla Red Bull, che costava con la rescissione tutto, mi pare, sugli 8 milioni. Non siamo andati nemmeno in perdita. Questa è una cosa molto buona. Ah, tra l'altro, domani sera facciamo invece Le Mans Ultimate. Poi venerdì non ci sono. Sabato ci sono di nuovo. Anzi, venerdì forse. La sera, se mi va, se riesco a tornare a casa, la sera, ragazzuoli, magari guardiamo PSGL e Series, perché poi c'è il campionato, quello forte forte, dove siamo anche noi in Tatum, nel reparto F1. Tra l'altro poi dal mese prossimo inizia nuovamente anche qualche campionato interessante su iRacing e ACC. Ieri sera, tra l'altro, ero da Roberto, da Robertone, per una mezz'oretta, e ho parlato anche proprio di questa cosa qua, di quella Pinto in Williams. Ora, meglio di Perez. Che cazzo dico? Il discorso è comunque quello di Perez con altri piloti. Allora, fare meglio di Sargent si può fare, naturalmente, ma arrivare in zona punti per questa Williams è comunque difficile, ok? Fare peggio di Sargent è difficile. Quindi a questo punto, perché non investire su Colapinto, che ha una fanbase argentina, quindi Williams si fa bella con il Sud America, porta 5 milioni a quanto si dice. E comunque perché non farsi belli facendo vedere che si valorizza ancora una volta, perché anche Sargent dell'Academy, un pilota dell'Academy. E tra l'altro sudamericano che ha una spinta, l'Argentina, ragazzi, lo spinge tantissimo, soprattutto i tifosi lo spingono tantissimo, e quindi perché non fare questo cambio? Tanto Sargent o Sargent o il buon Colapinto, che differenza fa? E questo secondo me è il motivo. Poi è vero che tanto avrà un'occasione, non è che avrà chissà che occasione. Oggi sono il caso, ragazzi. I've got a bit of traction. Ok, understood. Sì, è vero, Sargent è arrivato terzo e Colapinto è arrivato sesto. Ora, io non ricordo chi è che però aveva Sargent e chi è che aveva... adesso so chi è che ha Colapinto adesso in Formula 2 e chi non ha... chi aveva invece Sargent nel 2022. Io so che secondo me il 2024 in Formula 2 è bello tosto. E poi comunque sia, davvero, l'obiettivo, la Williams sa benissimo, sono sicuro che sa benissimo che l'importante è che Colapinto non la metta a muro, perché poi per il resto può veramente fare ciò che vuole, tipo. Colapinto semplicemente non la deve mettere a muro, perché già questo vorrebbe dire fare meglio di Logan. Come appunto dice, tra l'altro, qualcun altro di voi. Mattia, ciao! Prema, ad esempio.
fa cacà. Purtroppo. Ok, componenti che conosciamo al massimo, bene. Domani ragazzi facciamo il video, faccio il video su cosa mi aspetto come potenziale della Ferrari. Ferrari la vedo molto bene. Ma Ferrari la vedo molto 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 bene. Feedback on tire 20. Ok, copy that. How long are the tires? Keep temperature in the tires. Ragazzi, questa maglietta è bellissima. Peccato solo che... Va bene, è look carbon fiber, ok. Non c'è HP. Avete notato che non c'è HP? Cioè, non c'è HP, signori. Meglio, evidentemente non si voleva piegare e mettersi gialla, non so. Comunque, è una bellissima maglietta del Borussia Dortmund. Mi modo di vedere. No, mi piace molto. Mi piace veramente molto. Non è in cotone, però. Ed è un peccato. Però mi piace. Sai, sapete che cosa? Non dovevo comprarla, ma tanto io sono a Modena. Vado tranquillamente al museo qui. Oltre a quello di Maranello c'è anche il museo Enzo Ferrari di Modena. E ho chiamato e me la sono fatta mettere da parte. Ragazzi, quanto costa? Volete veramente sapere quanto costa? O volete veramente sapere quanto costa? Non penso che non penso che siete pronti a sapere quanto costa. Benvenuti a tutti. Siamo alle qualifiche per la sprint. I piloti sono quasi pronti. Mm. Sì, secondo me Bash sì, merita tantissimo. Ci ho fatto anche diversi shooting per Ferrari. 100 euro, Garcia, scusami, spero che tu non sia caduto. 100 euro, ragazzi. Costa 100 euro. Allora, per una maglietta, perché è di fatto è una maglietta, è un pochino troppo poco. Cioè, un pochino troppo. L'anno scorso mi piaceva. Questa qua non lo so, però a me piace il nero. Mi piace il giallo. Bella. E l'ho presa al museo Enzo Ferrari, qua appunto a Modena. Tanto c'era la possibilità di... Ho semplicemente chiamato e ho detto... ciao! Sono andato tra l'altro con una... La cosa bella è che sono andato con una mia vecchia maglietta di quando lavoravo in Ferrari. Veramente felice. Tutto felice ero. No, Jimmy, intendo ovviamente... Sì, intendo chiaramente quella della sprint che adesso facciamo. In verità questo qua non potrebbe non essere un brutto setup per niente. D'accordo, andiamo in pista così. Eh sì, l'ho fatta apposta, Vash. Oh, devo andare in palestra, raga. Per forza, fine. Green light. Porca miseria, le componenti! Porca miseria, oh! Scusatemi, le componenti. Oh, mi dimentico ogni tanto. Mi dimentico ogni tanto, pardone, Messier. Nuovo motore quasi. Guarda. Voglio provare a vedere cosa riesco a fare con tutto al massimo. L'audito bollito. E niente. Assetto da rivedere. Adesso sì. Questo qua sì, lo so. Cosa? Ci sono anche le scarpe? Hanno fatto anche le scarpe con il nuovo abbigliamento? Credo che resteranno lì dove devono stare le scarpe. Non abbiamo messo l'alettone posteriore 2 a piastri, eh. No.
S2, pancia laterale S1, motore, motore 84%, ERS 46, va bene. No, facciamo, sdoganiamo anche questo, dai, va bene. E cambio 100%. Siamo a metà stagione praticamente, quindi va bene. Assetto auto, scusatemi, componenti, eccolo qua. Setup. Allora, diciamo che poi avranno un valore, perché poi avranno un valore importante. Senza dubbio avranno un valore importante. Ciao Renzi. Stan. Poco ma sicuro, però insomma. Ora, se c'hai soldi da investire, 450 euro che poi possono diventare 900, 1000 tra un anno o due, se tu non le usi, non le tocchi, è un altro discorso. Informa che al termine del Gran Premio di Monza sarà organizzata una conferenza stampa per svelare un nuovo assetto tecnico pluriennale. Ciò avverrà presso la sede della squadra. Ah, ok, vengono identificati i nomi specifici. Sono molte voci nel padre sulle nuove persone. Lui, Serra verrà presentato ufficialmente, ma cercano anche altri nomi. Dottor William, ho visto una storia. Una storia prima, ma era una bestemmia quella storia. Non ho capito. Che successe? Che successe, carissimo? Allora, facciamo andare via. Oh, bandiera gialla che? Sono ad occhio di nuovo largo. Andiamo in pista. Andiamo alla grandissima. Devo un attimo settare un pochino di robe, fare un po' di palestra, però va alla grandissima. Sono tornate le speranze, anche le fatture sono arrivate, solo una delle 15 che mi mancano da un anno a questa parte. Si vive. Mannaggia la miseria. Il problema di quando hai delle fatture arretrate di un anno, di oltre un anno, no? E il problema vero è che, mannaggia la miseria, non puoi andare avanti nei progetti. Perché io ho dei progettini, ma non puoi andarci avanti nei progetti, maledetti bastardi. Ok, scusatemi. Si dice 4, si dice 6, 28 e 1, mamma mia. Sì, dai, yeah. dai. Vai, che mamma mia, comunque, quanto traffico. Mi dispiace. Ok. Kimi, in tutto questo ha fatto comunque il giro. No, gli ha dato comunque il giro a Kimi. Ma che cazzo dici che gli ha dato il giro? Ma io ti amo. Beh, Piastri è a posto. Ma gli ha dato comunque il giro. Non ci credo. Va bene, dai. Allora, Piastri è decimo. 3 decimi di vantaggio su... No, in realtà 8 decimi su Magnussen. Oddio, secondo me è bello che è tranquillo. Lui è bello che è tranquillo, ragazzi. Direi di non andare. Con Antonelli, invece, chiaramente dobbiamo provare di nuovo. Andiamo dopo Porsche. Adesso. Ok. Io ho paura un attimo per Piastri, però. Pusher è fuori. Sì, Gannux. Vediamo. Little bit of traffic. Charger plus corner. Ciao Matte, buonasera. Keep temperature in your tires. Porsche era un volante. Figa. Finalmente un cap. Sì, 5. Migliora un po' nel primo. È molto bella Chris, infatti da quello l'ho messa. No, un pilota soltanto c'è davanti. Ok, bene.
No, no, com'è traffico, mi ha ostacolato? Dai, non è vero. Uno soltanto, dai, non può essere. Non è un bruttissimo giro quello di Kimi. È chiaramente non a livello di Lance. Come ha fatto? Bravo, bravo, bravo Kimi, va bene, va bene, va bene. Raga, ma Bottas sta... Ma Bottas... No, Bottas, ragazzi, sta... Bottas sta citando. No, Franco, cap. Ma dai, Bottas, dai. Ma lo stesso Magnussen sta trollando. Vabbè. Va bene. Allora, Palatino fa meglio di Pino in qualifica? No, ha vinto il no. E ora Fredrickson. Su arriviamo a punti. No, arriviamo a punti no. Andiamo un po'. Piastri finisce in P1, 2, 4, P5, 7, 8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, peggio. Ok, 5 minuti per scegliere dove finisce Piastri, ma in gara. In gara. Vabbè, Kimi, non è, sapevamo di non avere la macchina migliore in questa pista. Assetto auto migliore 80. Filava, la lana, e filava. Bagnon. Contraettore larga. Andiamo. Ok. No, in questo GP niente, Chris. Conosciamo però i nostri aggiornamenti al 100%. Dopo questo appuntamento andiamo a fare una bella... Dopo questa gara andiamo a... dovrebbe essere anche... dovrebbero arrivare anche i 5 milioni dello sponsor, perché ogni mese arrivano. Andiamo anche a... fare dei bei progettini. Quindi è molto importante in verità questa gara. Ma cosa cazzo fa Purcell? Dai, no, no, no! No, la scia! Ha preso anche Purcell la scia! Che palle! Contro Purcell poi abbiamo proprio... Comunque davanti, quanto cabbo godo. Ecco. Bisogna studiare tantissimo come cavolo metterci. Sì, per la Tatum senza doppia però. Bisogna trovare qualcuno che dobbiamo succhiare la scia. No, e non abbiamo tanto non c'è.
Andiamo, ci andiamo in pista. Avremo Hamilton in mezzo alle balle. No, nemmeno però. Ok. Dai. Confido in Oscar. Ah, vedete che Bottas infatti ha fatto il fenomeno. Vai Oscarone. È il primo settore dove facciamo fatica, ma perché serve velocità. No, andare a vedere le gare Jimmy non tanto, ma la seguo, sì, la seguo. Migliore nel primo. E il dito. No, Chris, non siamo come l'AS. Noi gli sponsor li paghiamo, cioè, li rispettiamo. Uno, uno e nove, è vero. Ok. Migliore ancora, ma non so quanto abbiamo fatto prima in termini di millesimi e centesimi. Ok. Ah, Verso sta migliorando. Magari ci mettiamo davanti a Yuki, eh. Davanti a Yuki importante, eh. Ok, davanti a Yuki bene. Sbagliamo nel terzo. Perez perché c'aveva davanti qualcuno, ecco, infatti. Va bene, P12 va bene. Tanto non abbiamo. No, non so, chi è Ponden? Cosa fa Ponden? Non, onestamente non so chi sia. Non so davvero chi sia Ponden. No, raga, la bet è dove finisce in gara. In gara. Non in qualifica, in gara. Attenzione. Ho detto però, avrà un format. Si è aggiornato semplicemente, sono le livree, tutto. Le livree, le macchine aggiornate, ma solo a livello estetico. In palio oggi c'è la possibilità di aggiudicare. Sargent, ragazzi, andava avanti così da Ceda. Che potrebbero fare la differenza. È stato rinnovato nel 2024 perché non c'erano alternative, fine. Ora c'è la prima sprint, questa qua. Scalare per i piloti, pronti per la sprint dell'Austria. Davvero, Viman? Ma sai che a me è sembrato soltanto un aggiornamento standard da quello che ho sentito? Sarebbe interessante da vedere, allora. Setto auto, ma perché 76? Ma cribbio. Domenica, biglietto, Prato, prima. Penso che per le 9:30 sono già là, per dirti, Mattia. Ok, allora, media e dura. Partenza ventesimi e di... ventesimi e dodicesimi. Ok. Non ho molto da dire in questa gara. Io sono sicuro che faremo veramente molta fatica. Quindi di conseguenza facciamo una roba carina. Andiamo a darci una calmata a livello di performance della vettura e tutte queste cose qua. Voglio un attimo capire quanti gradi ci sono. Lo possiamo sapere quanti gradi ci stanno? 24, 40 del tracciato, va bene. Andiamo a dare un giro in più di Venza. Sempre al massimo. Proviamo a giocare quantomeno sulla gestione della gomma. È tutto pronto per la sprint. Si spengono le luci e via, partiti. Happy to stay where we are. Yeah. Your race is now. Coffee. Let these guys go. Yeah. This is good. Tonelli sorpassa Magnussen. Tonelli. Antonelli sorpassa Stroll anche. Calma, eh. And we have Martin. Tonelli, il primo degli altri. Possiamo essere decimi qua invece. Perché ne hanno. Non lo so, in qualche modo l'hanno trovati. Non ho idea. 14esimo. Oh, che cazzo fa
Antonelli? Ma che cazzo è Antonelli? Ma può essere da una vita è buggato. Ma che sta a fare Antonelli? Oh. Perché lui consuma meno la gomma. Cioè consuma di più la gomma Antonelli. Guardalo. Guardalo. Problemi non ne ha. Ma l'ho presa quindi 8-9. Guardalo. Ha fatto una partenza. Raga, da P20 a P13, eh. E c'è anche la gialla. Un'altra auto ha un problema e Ocon. Ragazzi, 100 euro. 100 euro costa la maglia. È tanto. Come abbiamo fatto a perdere 2000 anni? Io non voglio consumare gomma. Back off now. Fuori, Tsunoda è morto? Oh, no, 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 non è morto, ok, sembrava, sembrava. Sarà Monza? Sì, ragazzi, andate a vedere il video di oggi, comunque. Attenzione! Gasly problemi. C'è problemi, Gasly è uscito di vista. Occhio, eh. This is good. That's P10. Car ahead, Tsunoda. Stiamo molto bene la gomma. Ma io non so che cosa è successo dietro, sinceramente. Qua c'è... qua c'è un... che cazzo hanno fatto qua dietro? Ma effettivamente non ho idea. Guardalo, guardalo Kimi. Mamma mia, quante emozioni gli sta dando sto ragazzo. 8 sorpassi in 4 giri. Ok, good job. Jimmy, questa stagione la sto facendo letteralmente, effettivamente volare. Ora, non so dirti quando potrei iniziarla, ma non... oddio. Di questo passo, metà settembre. Ma never say never. We need a little bit more lift off, please. E niente, Kimi non lo sa. Come sta volando? Good job. Io boh. 2.5 ahead. Need to drop the pace. Ottimo consumo. Kimi è la seconda stagione. No, Daniele, questo considera che l'ho preso 3 gare fa io ed è a 80, mi pare. Ok, you can pick up the pace. È incredibile comunque. No, Binotto, credo che tu debba capire che non è la prima gara della seconda stagione. A free to fight. Spero casti che non ci arrivino al free to fight. Ma a me sembra che comunque sia. Andando avanti così rischiano di fare una doppia sosta davanti, eh. Cioè una sosta, scusatemi. Sì, no, Matteo, sì, Matti. Io ad esempio sulla ricerca non ho investito tantissimo, ma si è visto che non ho investito tantissimo. Infatti quest'anno ho fatto fatica. Ho fatto fatica alle prime gare. Poi abbiamo portato subito gli aggiornamenti, ma abbiamo iniziato a fare a carburare dopo un po', ecco. 6-9, 6-8. Le due
Le due McLaren non sono irraggiungibili. La gara porta pioggia. Sì, sì, ho visto, io sto giallo. Ma io non capisco qua cosa è successo. Grande percentuale di... Mamma mia. Stiamo andando fortissimo, considerando che davanti, se notate, stanno anche perdendo. We just keep the head down and we do as best as we can, okay? Levata fiducia. Piastri passa. Non ho visto ancora il meteo di Monza. Ok. You can push on tires, we're good on tires. We will not need liftoff. Copy. Esatto, al momento è quello lì di Piera. Al momento è Pierani. Sì, Mattio, ma sì, Matti, certo che fiducia Pastor. Poi non sono tifoso, quindi di conseguenza amo la Formula 1. Mi auguro che Ferrari possa far bene. Trovo molto bene, ragazzi, Non siamo non è impossibile recuperare sulla McLaren. E lo stesso Kimi sta andando fortissimo. Mattia, sei sicuro che non va fino in fondo? Dove hai controllato che non va fino in fondo? L'hai messo sul PC? Sì, ci siamo, ragazzi, Giorgio, quello non l'ho ancora fatto, pardon. Un S6, un S7. Guarda, Daniele, sono d'accordo con te. Sembra molto, molto vero quello che stai dicendo. Un po' troppo, caro. Va bene, Kimi. Keep the head down. So we keep focusing on the pace. On the end with Alonso. Edit if you need it. Copy. Va bene. Drop down the pace now. Copy. Andare a prendere qui davanti. Loso non ha passato proprio. Purtroppo, ragazzi, è la gioventù. La gioventù è questa. No. Adesso però inizia a essere un pochino un problema, carissimo. Inizia a essere un pochino un problema. Non è colpa nostra però questa, vero?
Vabbè, questo non è colpa nostra. No, non sto andando a Kimi, a Piastri del Vecchio. Vi devo dire la verità, ragazzi, non è così impossibile arrivare anche agli altri dopo questi piloti. Lungo di Leclerc, credo. Ragazzi, andiamo. Andiamo. Ok, ok Mattia. Pulisci. Cosa? Che pedalerai? Ok, siamo andati via. Ma è Kimi questo? No more energy. Yep. Ok. Ok. Siamo arrivati a Perez, ragazzi. We need to keep going to give ourselves options. The tires on the straight. Copy. You're doing a good job, keep pushing. You've got Perez in front of you. Non vorrei dire, io non vorrei dire. Car behind Leclerc. He's 1.2 behind you. Still a lot can happen from here, just get back in your rhythm. Andiamo via da questa zona di RS. Andiamogliela. No, non dico. Ah, torna nel DRS. Kimi ha avuto un contatto con Gasly. Diciamo che di bad, ciao bello. Diciamo che poteva evitare di fare quel contatto il nostro Kimi. Qua ragazzi, la verità è questa, che sono tutti qua. Apprende e se ne va. Scherzavo, non se ne va. Dani, vabbè, ciao Dani. Tre gare fa. Sto ragazzi, sì. Più che altro, Antonelli posso ritirarlo. Ora posso, ora ho visto che ha tolto il... Com'è che si fa? Non mi ricordo mai. Okay. Doing what we're doing.
Non mi ero reso conto che aveva scontato la penalità ai box. Box is lap to retire the car. Sorry for that, I will explain later. Hai fatto solo che bene, Dani. Hai fatto la verifica dei file, Massi? Ho molto più gomma degli altri. Prossimo giro provo a volare via. Di controllo. Prossimo giro. Ma questo non lo so, caro, perché non sono esperto di questa cosa qua. Se qualcuno ti può aiutare in chat, purtroppo non sono esperto. A me dava un problema del genere una volta che avevo fatto un aggiornamento. Mi ricordo. Ma poi niente di più. Dai, tutto. Vai, sì. No energy. Fermi tutti. Good job. And up the road, Verstappen. Raga, fermi tutti, No, ti prego, non farmi finire la benzina alla fine. Me ne sono accorto adesso. Ti prego, non farmi finire la benzina adesso. Me ne sono accorto adesso, ti prego, no! 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 Ti prego, no! No! Lewis Hamilton vince la sprint. Sì! Ah, ne avevamo stavolta, Mamma mia, ragazzi. Ma che gara ha fatto? Ragazzi, sta ancora andando avanti, La benzina quindi c'era. Non ci posso credere. Costruttori, perché no? Banano, ha fatto meglio di te. Oggi o peggio di te? Peggio. La mia macchina faceva cagare, hai detto questa vista. Questa sprint ha lasciato diversi piloti a bocca asciutta. Wow. Monza potrebbe portarsela a casa Ferrari, ragazzi. Vediamo come andranno questi aggiornamenti. Benvenuti, siamo alle qualifiche. Pronti a entrare nel vivo. Quello di Spielberg è un circuito breve con due rettilinei veloci. È gara proprio, esatto. Di ridurre la deportanza, ma il rischio qui. Nessuno secondo me ha indovinato P2 P4, Ok, abbiamo il pilota Haas qui. Come pensi si senta oggi?
la squadra non ha raccolto. No, dai, nessuno ha indovinato. Finora, ma entrambi i piloti cercheranno sicuramente davvero di dare una svolta. 26.000 punti a Astronaut. Non ci credo, Astronaut. Come cazzo hai fatto, Astronaut? Qui in sala di commento. Dai, siamo pronti. I piloti si stanno preparando nella corsia dei box ed è luce verde per le qualifiche. Dai, come cazzo hai fatto? Che cazzo vuol dire? Ma dai, dai, non è vero. Ma dai, ci credo. Che dici di Red Bull a Monza? Allora, ragazzi, può anche vincere Ferrari. Stavolta potrebbe non essere una pista favorevole alla alla McLaren. Quindi, di conseguenza, potrebbe essere un importantissimo, importantissimo gran premio per Verstappen. Verstappen, secondo me, le proverà tutte per vincere. Ma tutte per vincere in questo gran premio. Sono quasi certo che vedremo un Verstappen indiavolato e con una ottima macchina, un'ottima Red Bull. Occhio, che questa pista potrebbe andare molto forte alla Red Bull, per l'appunto. Two, one, should be green. Domani Jimmy, porto le Man Ultimate. Domani facciamo una live lunga di Le Man Ultimate. Lunga, ci provo. Quantomeno, più possibile. Via, aspetto un attimo che finisca anche la bet. Patatino, cosa fa in qualifica? Esattamente per questo cazzo di motivo. Esattamente per questo cazzo di motivo. Ma nessuno ha fatto il giro. Quindi di conseguenza, niente, bene, tutto a posto. Chi era? Stroll? Madonna, ragazzi, la Racing Bull sta inguaiata. Abbiamo preso anche un sacco di punti. Io, per non saperne leggere né scrivere, andrei in pista. Antonelli che prende la scia di Piastri. Big gap ahead. You good to go? Track is clear. Ciao, job that's gone now. Vediamo. È andato via prima. Ma secondo me gli aggiornamenti Ferrari, beh, oddio, non si possono sapere, non si può veramente sapere che cosa succederà con gli aggiornamenti Ferrari. Non credeteci troppo. Questo è quello che posso considerare. Non iniziate a sperare troppo, ecco, in cose. Kimi comunque ha trovato Ocon dietro che si è messo. Oh, ma comunque questa pista sono tutti affari Marquez, seriamente, eh? Cool, engine. 3-0 non era male per niente. Primo settore naturalmente non bene per Kimi, che esce subito in queste gomme di nuovo. Ma in realtà possiamo uscire con gomma nuova, perché tanto in gara piove. Io vado comunque di nuovo così, o con tutte e due. Oh, bene, bene così. Forse Kimi al buon traino che è proprio Oscar. Non male.
No, Scastrix, non lo so perché io non l'ho presa da... Non l'ho presa dal sito di Ferrari, l'ho presa direttamente allo store di Modena. Non ho idea se c'è una differenza o meno. Magari costa di meno perché è online. Qui la spedizione costerà un po' di più. Secondo me Jimmy va benissimo così come traccia. Va benissimo così come tracciato. No, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Chi è? Chi è? Non ci posso credere. Dai, non ci posso credere. Non ci voglio... No, non è possibile. Non è possibile. Ma Kimi è veramente sfigato comunque sia, Ok, sto prendendo Mark on switch office. Dai, boh. Ancora! C'è un altro pilota dietro! Appiccica! E non ci posso credere, Kimi, io boh! E si deve difendere! E si deve difendere da Alonso! Oh, non ci posso credere, Kimi! Io non mi dispiace, Kimi! Mi dispiace, Kimi! Mi dispiace! No, non so cosa dire! No, è possibile! Magari qua avrà un po' più di fortuna nel... No, è lento, è più lento. A trovare qualcuno più sfortunato di Kimi, ragazzi, è difficile. È difficile. Minore 3. Minore 3, grazie Sabo! Grazie! Grazie mille, Sabo. No, trovare qualcuno... Mamma mia. In gara, questo in gara. I Piastri, Piastri, gara. Madonna, Dwail. Un po' troppo esagerato il pronostico. Cioè, è troppo avventato, diciamo, il... paragone con Jean, ma non si sa mai. Insomma. Tanto io esco subito. E Sabo è un'app. Scusami, è una mod che si trova su overtake.com. Gara, grande gara. Che meraviglia, gara. Che meraviglia, mamma mia. Non farmi ricordare che devo guardarlo. Io c'ho una voglia matta di guardare Naruto. One Piece anche, ma non c'ho mai il tempo. Non c'ho mai il tempo. Guarderò mai. Ok. Fucsia del T3. Perché Norris ha avuto rallentamento. Ok, andiamo. Vediamo un po' che magari Tsunoda ce lo becchiamo noi. No, niente, invece no. Andiamo. No, non ho visto come parla. Non ho sentito come parla bene in italiano Berman. Dove l'hai visto? Oscar ha 80. Oh mamma. 88 mi pare adesso. Oh, Poppy. Vabbè.
Buono. Anche Cop Manners parla bene italiano. Ok, 1-3-0. Non penso che andiamo sul 2 noi. Non ce la facciamo. Cool as much as you can. Copy. Tieniti quei punti, bello. Tieniti quei punti belli, non bello. Versor ha fatto... Versor! Chi cazzo avevi davanti? Non ci posso credere, dai! Ma non ci posso credere! Ma dai! Ma dai, 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 dai. Che puttana, ragazzi. Che roba imbarazzante. Ma, ragazzi, a parte tutto, infatti... Sì, sì, ho messo gomme usate apposta. No, a parte tutto, è vero, a parte... Ma hanno messo gomme... Cioè... come hanno messo gomme? Ma... Hanno dato veramente via... Hanno dato veramente via... A 15 milioni Federico Chiesa? Ma perché è rotto, credo. Oddio, Wolf parla da un sacco italiano, Duali. Duali. Dai... Non è possibile, solo perché si rompe spesso. Ma 15 milioni no, ragazzi, dai, 15 milioni in Chiesa non li valeva, ne vale molto di più. Riguardo... Copperi, abbiamo fatto quarto, abbiamo fatto quarti. 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 Nella sprint senza catacombi, cioè senza cataclismi. Oddio, Stefan, però dipende. Saremmo anche l'ultimo team, praticamente dovremmo essere anche l'ultimo team in questa pista. Allora, dicevo, oddio Stefan, il giorno prima può andare bene, però mi raccomando, venerdì, sabato e domenica alle 9 deve essere in autodromo. Importante, eh? Migliore ancora nel primo. La Juve forse prende Sancho, visto? Senza finire la benzina l'ultima curva? Mamma, senza finire l'ultima... esatto, Dwight, esatto. Abbiamo rischiato la benzina. Ah, perché fuori rosa e va bene perché a Motta non piace. In scadenza a giugno. Ah, perché... Ok, perché in scadenza a giugno. Ok. Allora ha senso che... Mamma, però solo 15 milioni. Buono, 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 buono. Stiamo migliorando di un po', eh. Ma siamo dentro. La Juve ha sbloccato la roba che si prende su FIFA del cambio proprietà. 2-8. Che giro che ha fatto. Grande Oscar. Grande! Cop Mainers, tutto. A me dispiace. Allora, ragazzi, voi non avete idea. Faremo l'asta del fantacalcio, eh. Però io, tutti i giocatori che avevo io l'anno scorso, praticamente sono andati tutti via. Tutti. Ho visto che il Lecce si è preso Ante Rebic. Ante Rebic. Vabbè, scusatemi, è che a me piace il calcio, quindi onestamente ne parlo sempre un po' di più, insomma. Ma... perché adesso c'è il calciomercato, però, per il resto. E perché poi farò la... Io, ragazzi, farò la carriera, non me ne frega niente. Io la carriera su... la carriera la farò su... qui, su Twitch, sto mese. No, no, che rotta di collisione! No, RTF! Siamo già 10 e io volevo allungarla a 12, onestamente, però niente. Voglio prendermi Leclerc. Mannaggia la miseria. Dai, voglio prendermi Leclerc, per sure. Niente, no, lui va. Io ho DAZN, Apollo, purtroppo. Ho DAZN.
L'anno scorso era 8 e l'ho vinto, quest'anno a 10. Si dice 401, migliora ancora nel primo settore, Oscar. Mamma mia, Oscar. Patato mio, amore mio bello. Dai, amore. Certo, Mattito. Ma voglia. Mi sa Daniele che magari proprio la Scario prima variante. Copri, non lo so. 28-0, ma Oscar che sta facendo questa questa gara, ragazzi? Oscar sta facendo cose Mamma mia, ragazzi, Oscar. Cioè, giochiamo ancora, non se basta, eh. Di 2 millesimi davanti. C'è qualcosa che non va. Cioè, c'è qualcosa che. Tatum ha fatto qualcosa contro il regolamento, cioè ha fatto veramente qualcosa alla macchina, perché non è normale, io vi giuro che non è normale una cosa del genere. Beh, ho anche il numero di Leclerc in verità, Dani. Beh, Grove è abbastanza, sì. Abbastanza, sì. Devo dire la verità. No, non miglioriamo nel primo, ma di poco. Ma onestamente Lawson non mi sembra Sabo rotto. Versor sì. Norris non finisce la gara. No, Matti, non lo mando. Un video se è sbagliato non lo mando, Matteo. Dai che migliora ancora. Migliora ancora Matteo. Sì, Oscar. A proposito, Oscar Piastri. Tanto meglio di nono non possiamo fare. Non migliora infatti nel terzo. Buono, P9, buonissimo. Bravo, bravo Oscar. Mamma mia. Sono sempre tanti 8 decimi in questa pista, ma non male davvero strategicamente tutto. Sui monti dell'Austria le squadre sono quasi pronte per ciao, il 71 Amos, se sono 5. Grazie per oggi. Tenermi in compagnia pure con nel la febbre 2018, minore 3. Anni no, dopo caro. Del circuito, Max Verstappen è stato il primo pilota no, caro. A vincere sulla un abbraccione, McGrady. Buona convalescenza. Il Red Bull ecco Ring è un circuito esatto, spietato, assetato di velocità. Ciao Matti, grazie. La salita che porta alla curva 3, i piloti devono percorrere lunghi tornanti e rettilinei in discesa. Le opportunità di sorpasso abbondano con la complicità delle tre zone DRS. Stiamo attenti, non ci sono zone DRS però con questa. Le squadre stanno ultimando i preparativi nella corsia. Anche qua dei lavoriamo molto bene sulla meccanica di precisione. No, volevo dire sul degrado delle gomme. No, infatti Banano ha scritto meglio ed è andato via. No, non so dov'è, però. Attenzione, attenzione, attenzione. Il meteo... addirittura? Scusate un attimo, ma quanta pioggia. Enorme. Enorme pioggia. Allora, io vi dico su chi è che punto quest'anno sul fantacalcio. Ho paura che ci sia qualcuno dei miei rivali che sta ascoltando. Però io vi dico alcuni nomi che ho segnato, ok? Ditemi un po' cosa ne pensate, eh? Ok? Brenner dell'Udinese. Fabian del Bologna. Toven dell'Udinese. Okoye dell'Udinese. Lazzari della Lazio. Çalhanoğlu. Non lo prenderò mai. Dorgu. E Cambiaso. Questi sono quelli che ho pensato. Un po' dell'Udinese, è vero, però è meglio prendere qualcuno delle squadre che magari possono far bene, come ho fatto l'anno scorso. Ciao Falco! Grazie per i due.
Ma Ciala, ragazzi, non lo prenderò mai, Ciala, ragazzi. Ma Ciala, io c'ho cinque interisti a Fanta. Cinque interisti, un barese, tre juventini e io niente. A questo punto Bezos, chissà. Allora. Io volevo provare a fare una strategia folle, ma non credo. Si parte già con 4. Intermedia con... Dopo ragazzi, per Fanta vedremo quando faremo l'asta, perché la faremo in live, eh. Eccoci qua, RTF. Quest'anno l'hai vista proprio? Volevo mica mettere le intermedie. Non con Oscar, eh. È troppo... No, non guadagniamo nulla, vero? Con Kimi sarebbe sprecato. Ah, ho capito. Oh, ma sai che l'unica volta che ho avuto problemi di connessione è stata proprio per il Fanta? Ancora a Bologna. Azz, veramente? Comunque è bello il Napoli contro il Bologna. È bello il Bologna contro il Napoli, soprattutto. Io direi di lasciare così. Tanto che dobbiamo fare. Lasciamo così. Ah sì, con l'ingegnere Francesco Marzano. Ovviamente con Francesco Marzano. Grazie Fra, grazie mille per i 5 punti prima. Grazie. Allora, Giorgio, ho 3 juventini e Mbangula sta effettivamente facendo un gulo a tutti. È impossibile che io riesca a prendere qualcuno che sia interista e della Juve. Allora, è vero anche che prendere... È vero anche che all'inizio i giocatori sono... Cioè, è agosto, stanno tornando tutti ad alti regimi. Vedremo meglio tra 2 mesi. Mi auguro che il Bologna possa far bene. Non mi fido molto di Italiano. Ecco. Ok, ragazzi, scusatemi per questa... Andiamo. Ora... Abbiamo già fatto 5 punti la gara la gara sprint ed era inimmaginabile. Gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Ora non mi interessa niente di più. Se vuole puntare a migliorare la sua P7 attuale. Da questo momento importante che non faccia punti la Racing Bull. Ma vediamo. I piloti sono pronti, i tifosi scalpitano. Mamma mia, la Ferrari quanto va forte. Mendel Parma, quello penso, già qualcuno ha detto che lo vuole. Sarà difficile, ragazzi, eh. Ci proverò, ma sarà difficile. This is your race now. Copy. Happy to stay where we are. Oh, ma c'è chi ha le intermedie. C'è chi ha le intermedie. Verstappen e Norris. E Ocon. Pazzi. Crash ahead, mi sa, eh. Big shot. Ma qua... There's debris. Qua perdita. Dove va? Abbiamo un incidente in pista. Si vede chiaramente che la pista è bagnata. E il contatto tra le auto era... Vabbè. E questo vuol dire che hanno già fatto un sacco di... No, non c'è. Vabbè. E non riesce ad andare via a passare. Box per Perez. Che va con le gomme full wet. Lui ha sbagliato strategia, secondo me.
Vai Kimi. Ok. Andrà ad aumentare tanto la pioggia. Non voglio usare troppa gomma. Però onestamente dobbiamo passare. Importante qua con Antonelli andare via. Verstappen box. E non va via. Norris non va in box. Ok. Bene così. We need a little bit more lift off if you can please. We need a little bit more. Guasto meccanico per Leclerc. Ok. Ok. Sta iniziando a piovere tanto e questo non è buono per chiaramente la McLaren. Ok, bagnato. Buone per le gomme questo. Andiamo a guadagnare adesso. Antonelli inizia a risparmiare. Anche Piastri adesso andiamo a risparmiare. Eccoci qua. Andrei box sicuro. Non va ai box. Ok, vai box. Tagliato la linea. Sì, Pep, dove facciamo un altro weekend. Tra l'altro ci sono soldini che arrivano, in cassa. Ok. Questo meccanico per pushare, un po' godo. E Kimi è abbastanza forte, è che ancora non ha granché di controllo, quindi qualche errorino lo fa, giustamente. Porca Ricky, in bocca al lupo per domani allora. Intanto. Williams che fa doppi punti non è buono però, Soprattutto che al nostro ritmo non è buono. Non so se fare gara sulle due Williams. Anche se poi Verstappen torna, ma anche Norris arriva. 22, 12 secondi, 17, sì, tornerà. Sì, ci sarò, Hank. Vorrei provare a consumare di più, ma non ce la fa la mia macchina. Io tutto al minimo, Grove, ovviamente, tutto al minimo, minimo, minimo. Fine, siamo lì. 1,9. Andiamo forte. Piastri sta recuperando un pochino. Sainz, siamo qua. Ciao Garage. Grazie. Cioè grande Garage. Anche grazie. Così. Grande caro. Gara piuttosto regolare così. Ho un server Discord. Sì, ma non lo usiamo praticamente mai. Nemmeno il. Cioè, non si usa mai il server Discord di mio personale. Prego. Ovviamente. Dobbiamo passare, Kimi? Proviamo.
Allora, non sta andando male per niente Oscarone, devo essere sincero. Diciotto e uno, gira come Russell. Meglio della Williams. Bravo, bravo Kimi. Vieni a prendere Hulk. È un server discordante. È anche discordato, sì. Piastri, la gara è su Vershore. Kimi, la gara è su cercare in qualche modo impossibile magari di fare zona punti. Serve oggettivamente grande roba. Ok, andiamo di nuovo a spingere. Uno e uno, ci siamo. Minchia Kagan. Sì. Devo andare a passare anche Hulk adesso. Andiamo. Andiamo a passare Hulk. SE di Modena è una mod. Un po'. Ciao, sono nuovo. Mi hanno detto che F124 è il tuo gioco preferito e che in questo canale si porta soprattutto quello. Non sbaglio. Ciao Marco, grazie. Quasi rischio ban, ma tutto va bene, tutto regolare. Grande, caro. Grazie. Porca vacca, così attaccato. No, però mi sono cagato sotto io. Passalo! Passalo! Kimi! Copy. Ah, ottimo. Bella sta roba qua di è arrivato Verstappen dietro Kimi. Ok, calma con le gomme. Secondo me sì. Sì, ma certo che dovrebbe uscire. No, no, tutto, tutto. Ma ci sta, Buono qua intanto. L'importante è che creiamo gap lì. Qui. Quasi 6. Mamma mia, vero. Mi sta consumando un po' troppa gomma. Consumare meno gomma, Use overtake. Andiamo a riguadagnare. Devo cercare anche di consumare meno benzina, perché non è facile andare a risparmio di questa, in questa pista, Comunque, da leader siamo a 40 secondi, va bene. Ma la zona punti è 13 secondi. Ma a 6 secondi c'è la più 11. Piastri sta facendo un lavoro enorme. Piastri sta facendo un lavoro, un lavoro enorme. Tra poco arriva la pioggia. Cioè, tra poco smette, ragazzi,
pulsare guasto meccanico. Andiamo allora al massimo. Fighting Hülkenberg. Sta smettendo di piovere. Piano piano, Stroll traiettoria larga, ma è dietro. Box, box, box per Nico Hülkenberg. Guasto meccanico per... Perché vanno in box? Va a mettere le intermedie adesso. La mossa del cobra. La mossa del cobra. 2, 3, 4, 5. E la Madonna. Due, 302. Ah! Oh. Ma che cazzo è? Guarda Hulk. Ragazzi, ma continuano. Ma continuano. No, no, no. Ah no, non tenere sul basso. Era alla curva 3. Ecco l'apertura. Piastre già nono con la sosta. Ed è dietro Pulsera Antonelli intanto. Box Alonso non ci va. Non ci vanno. No, ci vanno, dai. Non ci vanno i box. E due Williams non vanno ai box. Ma per quale motivo non vanno ai box? Non capisco. Si dice 3, si dice 8. Arriva in 15-3. Good job. On in front of you is Norris. Norris 2.4. Passiamo a Virchow. E lì. Qui mi sta volando, ragazzi. Piastri 19-8, 34-1. Passato anche il pusher. Ma sta volando via, ragazzi! Kimi. You can use overtake. Quindi c'è 0. 2 secondi guadagnati. Un secondo e mezzo guadagnato. Ma Ferrari anche non è andata ai box. Ah no, Hamilton non è andata ai box. Occhio a Leclerc e Albon che hanno guasti, eh. Kimi 14-7. Occhio perché qua comunque la pioggia, la gomma dovremmo farla durare, eh. Sono da danni auto. Vettori. Arriva Verschoor di nuovo. Box Alonso. Non vai box Tsunoda. 15-7. Non vai box Hamilton. 14-2. Va bene, va bene, va bene. Arriva Kimi. Che ha dato paga alle due stake.
14.5 Kimi. Ma hanno perso tantissimo, ragazzi. 13 secondi, io boh. Pusher guasto meccanico, va bene. 4 secondi e 2. Qualcuno ancora non si è fermato, The Sainz. Tsunoda, va bene. Oddio, penso che rientri qua Tsunoda, eh. Penso che rientri qua Tsunoda. Aia. Ok. Lo uso un bloccaggio. Ok, andiamo adesso a risparmio. 14.9. Non è andata in box. Ah, andate in box adesso Hamilton. Ma quanto era davanti Hamilton? Stiamo un attimo risparmiando. Settimo posto va benissimo, ma attenzione a Verstappen e Norris che poi dietro chiaramente arrivano. Oh no, 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 non noi, non noi. Non siamo noi, Alonso? Va benissimo. Va benissimo considerando che siamo lì in lotta anche con la Williams nel campionato costruttori ormai. Non so cosa dire. I'm very, very happy. Però purtroppo Verstappen così a strada libera. Che non ci aiuta questo. Undici e otto. Va bene. 14.9. Ha ricominciato a piovere. Leggermente adesso si stabilizzerà. Tra poco andremo ad avere ad avere il doppiaggio. Vettel è andato via. Voglio provare a non far andare via. Non va bene che ci sia Ricciardo qua, eh. Ha trovato Verstappen, ha preso Russell. Vabbè, Max arriverà sì, ragazzi. Guasto per Russell. Guasto per Albon, scusate. Guasto per Albon. Ora sto raffreddando le gomme. Albon, Albof. Oh, ho sbagliato qua. We can just focus on charging the pack. Copy. Perché non ha sto passo incredibile Verstappen? Beh. Occhio perché anche Leclerc è a rischio, eh. Pur essere guasto meccanico più grave. Anche Alonso. Ma io non vedo nessun... 15-0. Can we just take it easy on the straight? Copy. Non capisco. Sta andando troppo. Ma niente.
come ok. Kimi 3-4, 6-2. Ah, vantaggio poi, tra l'altro, capito? Quella è una roba assurda. Sto zitto, silenzio, infatti. Verstappen in 5 giri ha guadagnato solo un secondo, circa. Ho un sogno, e lo sapete qual è il mio sogno? Doppio arrivo in zona punti a questo punto. Non è... Ok, sta arrivando... Adesso sta spingendo. Adesso sta spingendo... Verstappen. Però noi stiamo andando a riprendere. Quindi dov'era? Tell me what the tires are. Come ok? Tire feels ok. Quindi c'è due. Andiamo a mettere normale. Quanto abbiamo di dal leader? Tra poco viene doppiato Kimi? No, non viene doppiato. Ok, Verstappen sta arrivando. Madonna, quanta gente comunque arriva con le pezze al culo. Purtroppo arriveranno Verstappen e Norris probabilmente. Quello c'è zero, non male. Unconfirmed rain stop. Copy. Keep up the lift off. You're doing a very good job. Copy. Focus on getting close to. Focus on getting the pack up. Copy. Ancora no, ancora no. Copy. Ok. Andiamo in qua in questo rettino quanto vuoi. Ok, tires are hot. Copy. Verso 4 in 15 secondi. 4 8 12 16. No, ancora il prossimo giro. Prossimo giro. Direi con Kimi adesso. Box. How do you feel the conditions are? No. Abbiamo DRS. DRS enabled. We need to focus on the energy now. Copy. Box adesso. Ah,
possiamo andare con la soft. Venti giri. Forse è meglio la media. Box, box. Andiamo al massimo, Kimi. Importantissimo adesso. So it's QNTP 14. Magnussen ahead of you. Non va nei box davanti. Non va al box per sure. So we have Alonso behind. Non facciamo un pit stop sbagliato ancora una volta, grazie. Oh, per una volta, grazie. Stop the lift off, please. Copy. On keep an eye on battery. Copy. P6. Dai, Kimi. Case 1.3 behind you. Ok. Box adesso. Fucsia naturalmente. Chi ci toglie Max? Ah, scusatemi, una cosa importante. No, GB, non è un gran peccato. Abbiamo avuto la stessa call, io ho rifiutato questa roba, questa offerta, invece io ho detto a lui di accettare questa offerta, e perché questo è nata Tatum per questo motivo, per dare opportunità del genere, e ti accorgerai molto presto quello che succederà al buon Michele. Era un'offerta che per lui era rifiutabile, per me non aveva senso, e sono molto 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 felice per lui. E poi tra l'altro la Tatum è in buonissime mani, anche senza Fully, comunque è sempre, come posso dire, sempre un fratello, quindi gli ho detto io proprio di accettare, anche perché nella call c'ero anch'io. Quindi più di così. Ok. No, niente, cioè, anzi, è andato via un ingegnere veramente, veramente molto, 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 molto bravo, ma doveva andare via perché gli ho detto devi accettare questa offerta irripetibile. Let's go! Let's go! Superato per sure. Ok. Your last lap was purple. Copy. Ok, focus on the charge. Copy. Big lift now. Yep. Copy. Ok, ora il fatto è di rimanere attaccato a Richard. Niente di più, niente di meno. Sì, faccio un'altra dopo. Take it easy. Ok. Non possiamo fare molto di più adesso, ragazzi. Ciao, Baso. And keep up a bit of lift off for fuel, please. Guardate che cazzo stanno facendo. Va alla grande stasera, caro. Alla grande. Abbiamo fatto già 5 punti nella classifica. Abbiamo già fatto 5 punti nella sprint. Non si sa come, con la macchina che dovrebbe essere l'ultima forza in questa pista. Arriviamo col treno Verstappen, ragazzi, eh.
Arriva il treno Max. Ok, è importante tenere piastre. È importante tenere Max. Max ci può riportare lì. Vai. Però non dobbiamo lottare tra di noi così, brother. Se ne va via. Un attimo che se ne va via. Big shot. Aia. Potential debris. Right hand side exit to 5. Aia. Diamo un'occhiata. C'è di mezzo Ocon o sbaglio? Diamo un'occhiata al replay. C'è di mezzo Ocon o sbaglio? Oh, ma che è? Curva 4. Ah, è quello di prima che abbiamo avuto anche noi. Sto provando a consumare meno, ma non è facile. Pure traffico così no, però dai. Se ne va via. No, l'abbiamo preso ancora. Importantissimo. Madonna quanto è importante. Niente, dobbiamo passarlo per forza. Ma quanta gente è ritirata? Bravo comunque Kimi, eh. Bravo, bravo, bravo anche Kimi. Cazzo vai, Piastri! Ah, ma perché c'è Norris anche? Merda. Sì, ma è arrivato Norris e ha suonato la carica, non ho capito. Quanto ha girato? Scusa, 5-2. Ma come 5-2? Va bene, dai. Hanno ripreso il treno. Hanno ripreso il treno, ragazzi. Hanno ripreso il treno. Il treno Russell. Focus, mate. Come on. In realtà è Verstappen che ha problemi. Ed è andato via e ha perso il treno. Ah, Jimmy, ma c'eri prima? Perché mi saluti e mi dici ciao Amos? Ma c'eri un secondo fa in live. Mannaggia misera. Dove andare via? ...5-0 Gasly. Gasly che è secondo! Leclerc! We need left to coast. Yep, copy. Reduce the left to coast. Copy. Ah, siamo arrivati a Piast. A Russell siamo arrivati. Oh no, it's happening! Sto provando a capire con Antonelli cosa posso fare. Antonelli adesso è stato doppiato, eh.
credo. Sì. Ciao Dennis, tutto bene caro? Tu spero anche te. Tutto bene. Verstappen ha problemi di motore. Merda! Non ce la facciamo, vero, ad andare in box adesso, vero? Sì! La proviamo. C'è stato un incidente. Follia, 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 lo so. Lo so che è una follia, lo so che è una follia, lo so. We need a bit of recharge of the battery. 2375, bravo. Sorry, we need a bit more lift off where you can. Copy. Ok, 16 secondi. Oh mio Dio. Ora andiamo full, ragazzi, eh. No, Kimi no, no. Kimi no. Ce lo teniamo, ce lo teniamo. Giro adesso. DRS enabled. Oh, Kimi, dobbiamo tenere il treno qua, Gasly mi sa. Dobbiamo mantenere il treno Gasly qui. Overtake available. Yeah. Oh, we can console lift off. Copy. Forse abbiamo addirittura un doppiato che ci dà il DRS. Lo so, come mai hanno guadagnato così tanto davanti? Ok. The tires are on the low side. No, Kimi, 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 non si possono. Kimi, non si possono fare queste cose. Kimi, Cristo santo. 1, 0, 3 e 7. Fermi. Non si possono fare queste cose, Kimi. Non devi passare, Kimi, è doppiato! Vabbè, dai, patato. Fai quello che vuoi, va, non ti dico niente. 1-5, ok, 2 secondi. Stiamo provando, ragazzi. Comunque abbiamo fatto 6. Stiamo facendo 6 punti più 1, 7. Questo meccanico di Hamilton, ma non ci importa. 4-8. Purtroppo Verstappen non cede. Lawson buono che ruba punti alla Racing Bull. 3-4. No, purtroppo ragazzi vanno forte. Non va fortissimo Gasly, eh. Non va fortissimo Gasly. 2-3. 2-0. 1-8. Uno e tre, uno e due, uno e uno, uno e zero, uno e zero, nove decimi. Si era mosso.
passato Verstappen. Ciao Dark, un bacio. Grazie. Ho già studiato Baso per il Fanta, so già chi prendere. A voglia. 2-5, 2-5, 2-6. Tonnelli niente. 2-3, 2-2, 2-2, 2-2. Ultimo giro, 2-2. C'è Verstappen che adesso, Verstappen per esempio, non molla. Grazie! Ci ha spinto fuori. Ok, we take the flag. Che cane di merda. Va bene. We need to focus on the energy now. Va bene. Yeah. Cool the tires. Va bene. Yeah. Va bene, ci abbiamo provato. Bravo Lawson! Che passa Tsunoda! Mamma mia ragazzi, abbiamo fatto 7 punti più 5 della sprint. 12 punti! E grande Kimi che quasi ci arriva. scuro Laurito. Banano, fa male qua. Fatto male questa, Mamma mia. È un gran momento per Yuki Tsunoda, che può festeggiare una gara davvero fantastica. Ha guidato senza sbavature e oggi torna a casa con gli onori e i punti della top 10. È un risultato straordinario per il team. C'è tutto lo spirito di squadra dietro questo risultato e ora possono godersi i festeggiamenti. L'uomo dei record di Stevenage colpisce ancora, prendendosi un meritatissimo podio. È la sua seconda vittoria stagionale. Oggi ha dimostrato tutto il suo talento in pista. Chiudere sul podio qui in Austria è stata una bella montagna da scalare per mamma questo terzetto di testa. Mamma mia, che goduria. Che cavolo di gara, che goduria, ragazzi. Mamma mia. Che goduria, mamma. Qua Piastri, un'altra posizione guadagnata. E attenzione, perché superiamo la Racing Bull nella classifica. Ma non ci fermiamo. Andiamo contro la Williams. Adesso andiamo contro la Williams. Mamma mia, ma che cazzo di gara abbiamo fatto. Inoltre, qua abbiamo fatto anche... Oh, solo ottavo posto? Stavo meglio, va bene. Altri punticini guadagnati. Un milioncino guadagnato. La bet, naturalmente. Piastri finisce in... P5 più 8, è vero. Sono a 20... Sono a 21 punti, Banano. Tu ne hai fatti 60 nella seconda stagione, no?